progetto The Artibus nasce dalla collaborazione con la Camera di Commercio di Treviso Belluno, perché per noi la Camera di Commercio è la sede delle imprese del nostro territorio e per questo crediamo molto in questi progetti. L'obiettivo è quello di valorizzare l'artigianato, far conoscere le nostre imprese, fare in modo che i nostri artigiani portino una testimonianza non solo del saper fare, del lavorare, ma anche del territorio bellunese, che è molto importante, venga rivitalizzato e venga creata una nuova forma di imprenditorialità legata anche spesso al turismo, al commercio e all'artigianato nel senso vero e proprio. Ecco, questo progetto The Artibus va proprio in questo senso, valorizzare il nostro artigianato, farlo conoscere, far conoscere le tradizioni che abbiamo e possibilmente tramandarle anche a dei giovani che si impegnino nell'artigianato, perché l'artigianato vuol dire non solo passato e tradizione, ma vuol dire anche futuro e innovazione. Quindi noi crediamo molto in questo e salvare una bottega artigiana, mantenerla in vita, vuol dire anche salvare un territorio e mantenerlo in vita. Quindi per noi è molto importante questo progetto e ringraziamo ancora una volta la Camera di Commercio di Treviso Belluno Dolomiti e i nostri artigiani che hanno partecipato a questo progetto. Grazie a tutti. Il mondo dell'occhialeria non è solo grandi marchi, ma è anche un mondo fatto di piccoli artigiani che studiano i propri prodotti dal disegno iniziale con creatività, gusto e quindi la realizzazione di prodotti di assoluta eccellenza, di qualità, pezzi unici che rappresentano un prodotto che è assolutamente diverso da quello che solitamente si trova nel mercato. Sono pezzi che anzi anticipano spesso la moda e quindi pezzi davvero unici che supportano in maniera formidabile quello che è tutto il mondo vastissimo dell'occhialeria. Il bellunese è proprio una culla, storicamente le occhialerie sono nate qui, questo è un polo dove l'occhialeria è importante in tutto il mondo, ma l'importanza delle piccole imprese è fondamentale perché rispondono a un bisogno ad hoc di clienti particolari che amano il gusto, amano quello che è la personalizzazione di un prodotto e quello che è un qualcosa che è diverso e che li distingue dal mercato di massa. E quindi, ecco, credo che la filiera dell'occhialeria sia appunto fatta di grandi imprese, ma anche di piccole imprese che supportano con il proprio know-how i grossi marchi, ma che anche hanno dei marchi propri, lo vedremo con queste aziende che andremo a presentare, e che hanno un'assoluta importanza per quella che è la soddisfazione di un cliente diverso con esigenze diverse. Ci soffermiamo adesso su un settore che è un settore peculiare di queste aree, delle zone del bellunese, ovvero l'occhialeria, e siamo con Andrea Cruzzola di CG5. Andrea, è così? È nato qui l'occhiale? Sì, è nato qui nelle nostre zone, nelle nostre montagne bellunesi e è il nostro principale... È l'accessorio di questo territorio? È l'accessorio di questo territorio dove ogni famiglia all'epoca, sin dagli arbori, ha sempre lavorato per più generazioni, no? Quindi ci troviamo di fronte a una realtà ormai mondiale e dove tutti ci riconoscono in questo. Chiaramente c'è stata un'espansione nel corso degli anni da un punto di vista aziendale, sia quantitativo ma immagino anche qualitativo. Esatto. La principale nostra caratteristica è stata sempre quella di riuscire a specializzarci e poter offrire al cliente le nostre competenze per ottenere un risultato e una soddisfazione da parte loro importante. E non a caso è diventata un'eccellenza. E allora CG5 come si inserisce in questo contesto? Beh, CG5 è stata fondata dai miei genitori ancora più di 40 anni fa, insieme ai miei zii,
E questo negli anni c'è stata sempre una continua evoluzione. Siamo partiti da un semplice laboratorio in un sottoscala, come tante e molte altre ditte dell'epoca, e pian piano negli anni ci siamo evoluti sia in termini professionali che di carattere operativo, con macchinari, strumenti sempre all'avanguardia. Oggi, quindi CG5 non è solo vendita? No, non è solo vendita, assolutamente. La vendita è una nicchia all'interno della fabbrica, però riusciamo a offrire ai nostri clienti dei prodotti particolari. Noi nel nostro specifico abbiamo macchine a controllo numerico per la sagomatura di lenti, di mascherine. Ci siamo attrezzati negli ultimi anni nella personalizzazione di questi prodotti con il laser, quindi riusciamo a fare delle marcature su lenti, sugli occhiali stessi, per poter customizzare il più possibile a seconda delle richieste del cliente. Certo, quindi capiamo che l'occhiale è una cosa molto personale. Possiamo dire che nell'occhialeria quindi è difficile ci sia una moda? La moda c'è ormai dappertutto, in tutti i settori. Nell'occhialeria è più difficile trovare una moda? La moda è... sì, possiamo trovare il prodotto che viene sviluppato in maniera più massiva, però quello che è la richiesta in generale è diversa. Si può passare dal minimale, dall'occhiale quasi impercettibile sul viso, all'occhiale più sostanzioso e con spessori di plastiche, colori sempre più importanti. Chiaramente in base ai gusti della persona, ma qual è l'occhiale che va più in questo periodo? Allora, in questo periodo possiamo dire che l'occhiale in acetato lo fa da padrona, no? Perché riusciamo a creare cornici sul viso, dalle più variegate, più colorate, e quindi questo sicuramente è il trend degli ultimi anni. Prossimamente forse si tornerà a montature un po' più leggere, metallo, titanio, acciaio. Si va verso questa direzione. Senti, Andrea, per quanto riguarda le nuove generazioni, abbiamo detto che appunto il settore dell'occhialeria è un settore tradizionale di queste terre, ma le nuove generazioni si rendono conto della ricchezza che questo settore offre? Bella domanda, proprio una bella domanda. I giovani purtroppo sono un punto dolente in questo momento. Dovuto il tutto alla crisi che c'è stata inizio anni 2000 fino a 4-5 anni fa. Abbiamo perso una fetta importante di manodopera e non c'è stata continuità. E in questo, in giovani d'oggi, non riusciamo a fargli capire l'importanza che ha avuto nel passato l'occhialeria e che lo avrà anche in futuro. Quindi questo pezzettino mancante, questa catena che si è rotta, sarà difficile da colmare. Però è chiaro che vengono avanti i giovani in gamba, ma la maggior parte, mentre 20 anni fa si buttava nell'occhialeria, oggi questo è... Come facciamo a far capire allora ai ragazzi che questo è un settore su cui puntare? Qual è il messaggio che possiamo mandargli? Beh, il messaggio è che intanto è un settore dove ci vuole fantasia, creatività. E già queste due combinazioni sono fondamentali, ecco.
la voglia di fare, come in tutti i lavori, e la possibilità di crescita, perché il fatto di premiare un giovane che porta avanti di determinati progetti con la propria capacità è fondamentale. E soprattutto questo settore permette ai giovani di mantenere un radicamento con il territorio. Beh, è fondamentale. Dobbiamo continuare a valorizzare questo territorio. Questo territorio è purtroppo che se ne può dire di qualsiasi cosa, però il traino sarà sempre l'occhialeria. E non dobbiamo piangerci addosso perché c'è l'occhialeria, ma è sempre il nostro, come dire, il punto di forza, esatto, il nostro punto di forza. Tra le tipicità del bellunese, chiaramente l'occhialeria. Qui con me però c'è Glenda, e Glenda sa cosa significa far sì che la tradizione si incontri nel miglior modo possibile con l'innovazione. Ciao Glenda. Certo, ciao, piacere. Ci racconti un po' di questo connubio che ti caratterizza? Sì, la tradizione è molto importante nell'occhialeria. Ho un'azienda che è stata costruita da mio padre più di 40 anni fa e devo dire che l'industrializzazione e soprattutto la digitalizzazione sono molto importanti, tant'è che a breve diventeremo industria 4.0, ma l'occhiale è artigianale. Purtroppo le competenze delle persone stanno impoverendosi sempre di più e quindi dobbiamo puntare a formare persone che sappiano utilizzare le mani, che sappiano sentire la qualità di un prodotto. Ecco, qui vediamo alcuni modelli che hai pensato, che hai realizzato, perché tutto il processo parte da te, dal momento creativo al momento realizzativo. Certo. Oltre ad aver imparato da mio padre l'arte del fare gli occhiali, e ancora sto imparando a fare questo, avendo avuto un passato, un trascorso di disegnatrice, in un periodo un po' difficile di crisi come è stato quello della pandemia, ho deciso di riniziare a inventare una linea, a impiegare parte del mio tempo anche in una cosa che sarebbe servita sicuramente all'azienda come base, ma anche come uno spunto per altre aziende a credere nel proprio prodotto e a sviluppare qualcosa di proprio. Ecco, e da qui nasce un brand. Sì, Mia & Glenda. Un brand che sto cercando di immettere nel mercato proprio quest'anno. Sto cercando di creare dei canali pubblicitari per entrare nei negozi più prestigiosi, proprio perché si tratta di un prodotto di qualità, fatto a mano, lucidato e studiato in ogni minimo dettaglio. Ecco, prima di entrare nel dettaglio di quelli che sono i progetti futuri, di quelli che sono i coinvolgimenti e le partecipazioni a determinati eventi, voglio sottolineare un dettaglio, non da poco, che riguarda non solo l'occhiale di per sé, ma anche tutto ciò che ovviamente va a corredare l'occhiale, quindi quella che può essere la custodia e quella che può essere la confezione, perché qui c'è una grande attenzione anche per quanto riguarda la scelta dei materiali che vai ad utilizzare, materiali che appunto si pongono in maniera rispettosa anche nei confronti dell'ambiente. Certamente. Io ho un'azienda che si trova in mezzo al bosco, in Cadore, in un piccolo paese a 1400 metri di altitudine. Abbiamo attenzioni con l'energia elettrica, abbiamo attenzione con un sacco di cose riguardo anche lo smaltimento dei rifiuti, ma anche al riciclo. Stiamo cercando di intraprendere questa strada e il packaging sicuramente non poteva andare contro tendenza. Abbiamo creato queste scatole con degli artigiani riciclate. Le etichette sono ricavate da cose naturali, in questo caso a base di alga, e l'astuccio che abbia una seconda vita, quindi potrebbe essere anche una borsetta semplicemente per portarsi qualche cosa dietro di non ingombrante. E quindi a proposito di progetti in corso d'opera, come può essere il lancio del brand, l'immissione nel mercato, ma so che ci sono state anche numerose partecipazioni, tra cui una in particolare all'Hotel Cristallo. Esatto, quella è stata una bella sfida, abbiamo fatto molto in fretta e furia, ma era un'occasione che non volevamo perdere.
Quindi abbiamo, con un mio disegno, ho creato una presentazione che rispecchiasse proprio la montagna Cristallo e quindi che fosse presente all'Hotel Cristallo, con tutta una serie di studi sui colori, sull'acetato, sui brillanti che erano comunque Swarovski, che potessero dare l'immagine della montagna d'inverno con i suoi ghiacci e con le sue sfaccettature. È stata una bella esperienza, sicuramente. Senti Glenda, tu sei l'esempio di come ci si può innovare, di come si può essere assolutamente al passo con la moda pur mantenendosi estremamente radicati al proprio territorio, e questo secondo me è un messaggio molto forte da lanciare alle nuove generazioni che magari pensano che per crescere, per essere e stare al passo con la moda e magari con quello che richiede il mercato, ci sia per forza la necessità di spostarsi. Questo non è vero, io credo molto nelle radici. L'azienda è nata in Cadore, l'occhiale è nato in Cadore, questo non vuol dire che morirà in Cadore perché si svilupperà anche in altre parti, ma il territorio è fondamentale, perché ti aiuta a pensare. Non siamo assolutamente fuori dal mondo, anzi abbiamo più opportunità secondo me nei piccoli paesi piuttosto che nelle grandi città, dove ci sono molte più connessioni. Essere in un paesino a 1400 metri di altitudine è come essere a Milano, perché ora ci sono tutti i collegamenti con i social, ci sono i collegamenti con internet, quindi ne guadagna la qualità della vita, ne guadagna il prodotto.